Mi chiamo Quasim Vittorio, sono italiano del nord. Vivo a Ginevra dagli anni 1960. La mia passione è sempre stata la bicicletta e ho sempre voluto cercare di migliorare e di avere sempre un'avanguardia di fronte agli altri. Così, assieme all'Auto Delta di Milano, il reparto corse di Alfa Romeo, abbiamo incominciato per costruire il primo telaio titanio. In questi tempi ho dovuto scendere molte volte per poter discutere e migliorare, soprattutto la trigonometria degli angoli del telaio. In principio mi hanno trattato da pazzo perché non era possibile, non era un vantaggio fabbricare le biciclette come intendevo. Per seguito hanno copiato quello che facevo. In un secondo tempo, dopo aver sviluppato il telaio titanio, abbiamo fatto un gruppo in lega leggera, in Zikral, in titanio. I componenti della bicicletta, la catena, i raggi, l'attacco manubrio, il reggisella, tutto al titanio. Tutto questo è stato sviluppato negli anni 70. Casa Speedwell di Birmingham mi avevano contattato perché avevano constatato che il mio telaio era forte, era leggero e non rompeva. E mi hanno contattato perché volevano conoscere il mio sistema di fabbricazione. Siccome che io non ho voluto darle né i gradi del telaio alla lega del titanio che servivo, che è una LV64 americana, non gli interessavo più e mi hanno mandato via. Fra i corridori più noti nel professionalismo è stato Zoltenmaker olandese, che correva con la Mercier assieme a Raymond Poulidor, e poi è stato anche Bernard Hinault. Bernard Hinault ha vinto una corsa a cronometro del Giro di Francia con telaio titanio, però avevano disegnato i raccordi perché non voleva far vedere che correva con una bicicletta titanio. La bicicletta, posso dire che sono l'inventore, il pioniere del telaio titanio. La bicicletta più forte e più leggera del mondo degli anni 70 sono io che l'ho realizzata.